Ciao, benvenute a tutte e a tutti sul canale. In questo video andrò a rispondere a tutte le domande che mi avete fatto. Sotto al video fatemi delle domande. Se siete curiosi di sapere quale sarà la risposta, seguite il video dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, sapete che esattamente l'altro ieri ho fatto un video question and answer, ovvero un domanda e risposta, quindi il primo è stato un fatemi delle domande, dove vi avevo lasciato indicato sotto al video di farmi una domanda che volevate, alla quale avrei risposto. Qualcuno ha visto che me ne ha fatte più di una, quindi adesso vedrò se riuscirò a rispondere a tutte quelle che mi avete fatto, solo una di tutte quelle che mi avete fatto, perché in effetti sono un po', e quindi ho deciso appunto di farlo, perché sono già abbastanza. Ho qua il mio vecchio telefono dove appunto riesco a vedere tutte le domande che mi avete fatto. Innanzitutto vorrei rispondere a una mail di un certo, se non mi ricordo male, perdonami, correggimi qua sotto se sbaglio il nome, Giuliano Iannucci, che mi ha mandato una mail, anziché scrivermi il commento qua sotto, chiedendomi, dato che il mio nome di YouTube, che è MissLila001, dico essere stato ispirato dal nome della mia cagnolina, che è Lila, che sì, è la mia, ma abita con i miei, mi chiede appunto di farla vedere in un video. Non posso farvela vedere in un video, proprio vedere qua in questo momento, perché è a casa dei miei, perché Lila è una cagnolina che arriva dalle Perreras, che abbiamo preso nel 2010, quando ancora abitavo con i miei, ed era la mia cagnolina, la nostra, ecco, comunque l'avevo scelta io, presa io, eccetera. Poi venendo a convivere, comunque è rimasta con i miei, perché mia mamma assolutamente non me l'avrebbe fatta portare via. Comunque è sempre lei che ha dato ispirazione al mio nome, perché io la adoro. E per risponderti, Giuliano, adesso ti lascio delle foto di Lila, così vedrai finalmente che è l'ispiratrice del mio nickname. Ecco qua, è risposto alla prima domanda, che appunto mi è arrivata per mail. Adesso, perdonate sempre la mia voce da malaticcia, anzi mi avvicino perché poi mi dite che non sentite nulla, giustamente, vado a rispondere alle altre domande e iniziamo dalla prima che mi è stata fatta sotto al video, così siamo tranquilli. Spero la prima, perché ce n'è veramente tantissime. Allora, aspettate che controllo che ci siano tutte, perché sono veramente un'infinità. Allora, aspettate, perché io mi ricordo chi è che me l'ha fatte. Allora, ok, sì, direi che ci sono tutte. Allora, Beatrix Gamer mi chiede: in che zona vivi? Allora, io abito a Genova. Sono di Genova e abito a Genova, in una zona relativamente centrale. Poi Valentina Alce mi chiede: quale lingue conosci? Allora, a parte l'italiano, che è la lingua madre, ma va, conosco un pochino di inglese, ma un pochino a livello molto semplice, cioè so tenere una conversazione se ho bisogno di farmi capire, di spiegarmi, o cerco di capire se chiedo una spiegazione magari quando si è in vacanza, ma diciamo che non è che lo so parlare così fluente, purtroppo, e mi piacerebbe impararlo. Poi Maria Amore mi chiede: qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito, in realtà ce n'è più di uno, perché mi piace tantissimo il bordeaux, l'arancione, il rosa chiaro, il verde, diciamo che ce n'è tanti, quindi darne proprio uno mi è difficile. Questa è la domanda, anzi sono le domande a cui rispondo veramente con un sorriso, perché me le fa la mia collega, che tra l'altro mi segue, che è Giada, che io non te l'ho mai detto, Giadina, ma ti voglio tantissimo bene, è una mia collega, ma abbiamo comunque, dove lavoro io si sta molto bene. E lei mi chiede: ciao Fabiana, che musica ti piace ascoltare? Allora, come genere musicale in realtà ce ne sono svariati.
e quindi non ho proprio un genere musicale preciso, Giordina, da dirti, perché a me, bene o male, tutte le canzoni che ascolto mi piacciono. E mi chiede ultimamente se sei in fissa con qualche, cantante in particolare. Sì, con Ultimo, perché a lavoro lo sento sempre. È il cantante preferito di Giada e ormai sta diventando anche il mio, perché lo sento sempre, incomincio a imparare tutte le canzoni a memoria, quindi Ultimo. E quindi Giadina, ti mando un bacione immenso. Poi passiamo alle altre domande. Allora, Calypso 87 mi chiede: vedo spesso nei tuoi video spesa che ti porti a lavoro gli affettati, come li mangi? Perché anche io vorrei portarli in ufficio, ma non saprei come mangiarli senza utilizzare il pane. Sei sempre dolcissima, Fabiana. Innanzitutto grazie mille per il dolcissima. E poi ti dico, è semplicissimo, nel senso, io, vabbè, dove lavoro abbiamo proprio una stanzetta dedicata, diciamo, all'area break, abbiamo delle posate, quindi se io non voglio mangiare un affettato col pane, semplicemente con la forchetta lo mangio, come se stessi mangiando della pasta o altro. È comodo perché li porti direttamente nella vaschetta sigillata, quando è ora di pranzo li apri, forchetta o grissino o pane, come vuoi, e sei a posto. Poi Ciccia Video mi chiede: quanti anni sei stata fidanzata prima di sposarti? Allora, prima di sposarmi sono stata fidanzata praticamente 5 anni e mezzo, perché mi sono sposata 6 mesi fa e... no, scusatemi, quasi 6 anni, 5 anni e 11 mesi, perché noi ci siamo sposate a fine aprile e il 13 maggio abbiamo fatto 6 anni, quindi quasi 6 anni, ecco. Poi, Sere Channel mi chiede: ciao Fabiana, bella questa idea di farti domande. Allora, qual è il tuo genere preferito di musica? E ho risposto alla domanda prima che mi ha fatto anche Giada, ce ne sono tantissimi. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è quello di stare sempre in salute, sia io che la mia famiglia, perché penso che non ci siano soldi, non ci siano cose che tengano, che quando manca la salute... a disagio, quindi assolutamente quello. Che lavoro vorresti fare? Quello che faccio mi piace, quindi assolutamente il mio. E se mi chiedete quale, io sono impiegata in uno studio dentistico. Chiara Amico mi chiede: ciao Fabiana, la mia domanda è: ti piace leggere? Che genere? Sì, mi piace tantissimo leggere, mi piace leggere romanzi, soprattutto romanzi a livello storico, quelli un po' tipo Ramses, cose così. Mi piace leggere libri sulla casa, che possono essere sul riordino, sulla cucina, e libri un po' di psicologia. Poi, Piera Stornelli mi chiede: buonasera, volevo chiederti se vorresti al più presto un figlio e un abbraccio. Allora, sono sincera, devo rispondere al più presto no. Cioè, io ho 31 anni, ma ancora non mi sento pronta. E ci siamo sposati da pochi, anche se conviviamo e siamo insieme da tanti anni, vogliamo comunque ancora goderci la vita a due. Poi Lola Mio Grace Peluchino mi chiede: ciao, quale nome daresti a un tuo futuro bimbo bimba? Un bacione. È una cosa che non so, quindi la mia risposta è: non saprei, perché appunto, non avendo ancora questa vocazione ancora di diventare mamma adesso, non ho ancora pensato eventualmente se fosse uno piuttosto che l'altro, che non vederei, tutto qua. Per ora è così, poi diciamo, vediamo più avanti. Poi Raffaella Daga mi chiede: ciao, ti auguro di guarire presto, perché già nel video che ho fatto Fatemi delle domande stavo male, ma sentite che è uguale. Ti chiedo: quanti anni hai? Ho 31 anni, ho fatto 31 anni il 7 luglio di quest'anno, del 2018. Emanuela Restia mi chiede, Restia, perdonami, tra l'altro abbiamo un cognome simile, mi chiede: qual è il tuo prodotto make-up, qual è il prodotto make-up del quale non puoi fare a meno? Il prodotto make-up del quale non posso fare a meno è il mascara, perché basta avere il mascara che sei super truccata, sei un buon mascara, ne metti la quantità giusta, che ti incurva bene le ciglia. Vedete, io, vabbè, ora l'eyeliner, però guardate, solamente il mascara ti cambia già l'occhio. Poi 107 Barb mi chiede: intanto ciao a te e una grattina alla tua gatta. Volevo chiederti come facevi a fare shopping con solo uno stipendio, perché io ora sono con un solo stipendio con mio marito che non lavora. Allora, quando a giugno del 2017 ero stata licenziata da dove lavoravo prima, avevo ridotto drasticamente lo shopping
che si riduceva, se avete visto i video di quel periodo, magari a comprare uno o due pezzi di make-up che potevano essere, mi ricordo ad esempio, Nabla. Comunque non ho mai comprato cose costose, o compravo cose di casa, magari una bella spesa, accessori per la casa, ma tutto sempre nei limiti del costa poco. E lo facevo perché comunque avevo ancora da prendere lo stipendio, la liquidazione e altre cose. Altrimenti comunque avete visto che sono sempre stata molto bassa con gli acquisti di quel periodo, e qualcosa addirittura, magari quando si andava in giro mi piaceva qualcosa, me lo regalava mia mamma. Assolutamente con un solo stipendio posso assicurare che comunque si va avanti, ma si fa molta fatica. Io dopo quell'esperienza comunque ho imparato decisamente a mettere di più via e a fare uno shopping più consapevole, ma di questo ne parlerò più avanti perché ci sarà un video dedicato. Poi Francistel mi chiede: come vedi il mondo di YouTube? Lo vedo il mondo del futuro, perché comunque ormai la maggior parte delle persone prova a mettersi in gioco lavorativamente, per visibilità, per quello che volete, con YouTube. Quindi ormai lo vedo proprio il mondo del futuro. Guardate sto ciuffetto, mannaggia lui. Ok. Sei già partner di YouTube, ricevi dei compensi? Grazie. Allora, sono già partner di YouTube da luglio dell'anno scorso e sì, ricevo dei compensi che non sono alti perché sono una miseria, ma li ricevo. Cecilia Barantani mi chiede: quando, come e perché decisi di aprire un canale YouTube? Allora, ho deciso nel 2012, mi sembra, se non sbaglio, ad aprile, perché ho iniziato così per gioco facendo la recensione di una crema viso, me la ricordo benissimo. Poi ho un po' lasciato lì, poi ho fatto qualche altro video, poi ho lasciato lì, poi ho ripreso, e poi da quando sono stata licenziata ho ripreso assiduamente, perché ho detto: non si sa mai che faccio qualche soldino così, e comunque se ci credete fidatevi che riuscite a realizzare i vostri sogni. Irix ai fornelli mi chiede: like 23 tesoro, ecco le mie domande. 1. Il tuo miglior pregio e il tuo peggior difetto? Allora, il mio miglior pregio è che sono una persona che sa ascoltare tantissimo. Io sono una buona ascoltatrice e quando ascolto qualcuno non interrompo mai. Il mio peggior difetto è che sono molto gelosa. 2. Qual è il tuo cantante preferito? Come ho detto prima, a questo punto è ultimo. 3. Qual è la tua più grande paura? La mia più grande paura è quella di perdere le persone che amo. Non vuol dire solo in brutti sensi, ma in generale, comunque. Carmen Milici mi chiede: quando vuoi diventare mamma? Sei bellissima. Allora, come ho già risposto alla domanda prima, attualmente ancora non mi sento pronta, anche se ho 31 anni mi sento ancora di voler passare la vita ancora a due, quindi io e mio marito, goderci comunque la nostra moto, le nostre cose, e poi più avanti pensarci. Stellina Stars 80 mi chiede: ciao Fabiana, la mia domanda è: il tuo dolce preferito? Allora, il mio dolce preferito in realtà sono tantissimi, ma se dovessi dire, la torta alla frutta. Poi Fra G22 mi chiede: ciao cara, finalmente, allora che lavoro fai? Sono impiegata, quindi segretaria di uno studio dentistico. Con quali mezzi arrivi al tuo lavoro? Io al mio lavoro ci arrivo a piedi, perché lavoro letteralmente andando a passo lento, mezz'ora a piedi da casa. Poi, che orari fai? Allora, come orario faccio uno spezzato, generalmente faccio 8 ore al giorno, suddivise tipo dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, la giornata che c'è più da fare faccio un continuato, quindi 9.18, e il venerdì 9.17.30. Pranzi al lavoro, quando faccio continuato? Sì, se no vado a casa. A che ora ti svegli al mattino? Al mattino ho 3 diverse sveglie. 6:30, se devo fare anche delle pulizie, cioè se voglio fare delle pulizie un pochino più approfondite. 7, se voglio pulire ma ho da fare poco. 7:30, se devo pulire pochissimo e magari, non so, dare una sistemata alla casa per quanto riguarda, come posso dire, cambiare le lenzuola, cose comunque semplici che mi richiedono meno tempo, ecco, perché alla fine quando mi alzo alle 6:30 faccio molto di più, ma per tipo io cambiare lenzuola ci metto 5 minuti, e se so che devo fare solo quello mi alzo, per dire, dopo.
Grazie in anticipo, ti adoro. E nulla, queste sono tutte le domande che mi avete fatto, che comunque sono abbastanza. Io spero che ho accontentato e soddisfatto tutti. Perdonate la mia voce da paperino, ma ho il naso chiuso, sto malissimo. E più avanti farò un altro question and answer per avere altre domande e quindi altre risposte. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, mi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video e mettete un like di supporto. E nulla, io vi saluto e vi mando un grosso abbraccio, un mega bacione raffreddato e come al solito noi ci vedremo alla prossima. Ciao!